Voterà convintamente no alla proposta di modifica del sistema elettorale che ci si sta proponendo. E nel mio intervento, pur consapevole di parlare sostanzialmente a un'aula abbastanza sorda e di non poter convincere sulla buona volontà delle nostre ragioni, gente che è consapevole di quello che sta votando nel corso dell'approvazione del provvedimento, nel corso dei lavori di quest'Aula, ci siamo resi conto che alcune questioni macroscopiche che abbiamo provato a porre a quest'Aula erano addirittura volute. Quindi diciamo non ho la presunzione di convincere i colleghi. Parlo per i cittadini, per quelli che ci vogliono ascoltare, per quelli che ci guardano, non capendo mai di che cosa stiamo parlando, perché le tematiche elettorali sono sempre delle tematiche molto complesse. E abbastanza invise agli italiani, che però purtroppo dovranno fare i conti con il fatto che quello che noi stiamo decidendo oggi stabilirà il loro futuro per i prossimi almeno 5 anni. E allora io voglio spiegare ai cittadini italiani perché Fratelli d'Italia voterà no, con un paio di questioni molto semplici. Loro sentiranno dire qualunque cosa, italiani sentirete dire molte cose su questa legge elettorale. Le due domande che dovete farvi dal nostro personale punto di vista sono: primo, con questa legge elettorale gli italiani scelgono il loro governo? Con questa legge elettorale, la sera in cui si vota, si sa chi ha vinto le elezioni e chi ha perso le elezioni? La risposta è no. Questa è una legge pensata appositamente per impedire la nascita di un governo che sia frutto di una compagine omogenea, di un programma scritto insieme, di una campagna elettorale fatta chiedendo i voti ai cittadini. È una legge elettorale fatta per impedire che la sera in cui si vota gli italiani sappiano chi sarà a capo del loro governo. È una legge pensata per fare di nuovo un governo all'interno del palazzo, per farlo fare ai partiti politici sulla pelle dei cittadini. È di nuovo una legge elettorale fatta per far sì che gente che ha fatto la campagna elettorale insultandosi e proponendo proposte diametralmente opposte per i cittadini, il giorno dopo si metta d'accordo in un unico governo. È una legge pensata per far sì che chi perde le elezioni possa ritrovarsi al governo. E guardate, non è politica, è matematica. Molto semplice. Noi siamo in un sistema tripolare. Questa è sostanzialmente una legge proporzionale che viene spalmata, che viene venduta come una legge maggioritaria. Secondo studi fatti da persone molto più autorevoli e competenti di me, perché uno dei tre poli, centrodestra, Movimento 5 Stelle o centrosinistra, possa governare con questa legge nella prossima legislatura, uno di quei tre poli dovrebbe prendere il 40% sul plurinominale, quindi sul proporzionale, e contestualmente vincere nel 70% dei collegi uninominali. Ora, colleghi, di politica capite qualcosa? Vi sembra possibile che questo possa accadere? Non accadrà. E allora, vedete, è abbastanza semplice. Questa legge, che già è abbastanza imbarazzante nel nome, è una legge che serve che è stata concepita per mantenere in sella la melassa che governa l'Italia dal 2011. La grande ammucchiata, il grande compromesso, una realtà politica nella quale non c'è mai nessuno che si prende le responsabilità delle scelte di governo, nelle quali si può dare sempre la colpa a qualcun altro delle cose importanti che non sono state fatte e di quelle schifose che invece sono state fatte. E beh, noi non ci stiamo. Noi non ci stiamo e abbiamo in tutti i modi tentato di fare delle proposte in questo senso. Abbiamo proposto una cosa semplice: che ci fosse un premio di maggioranza, che ci fosse la capacità per chi arrivava primo, per una coalizione coesa che aveva presentato un programma comune, che arrivava primo, di avere i numeri per governare, non per andare a fare un inciucio nel palazzo con gente con cui si insultava il giorno prima. Con questa legge noi condanniamo l'Italia a un altro governo Monti, a un altro governo Letta, a un altro governo Renzi, a un altro governo Gentiloni. E io non li rimpiango. Non rimpiango governi che sono stati lì a fare gli interessi della grande finanza, delle consorterie europee o degli immigrati. Non rimpiango governi che ci hanno messo un pomeriggio a trovare 20 miliardi di euro per il Monte dei Paschi di Siena e in 8 mesi non sono riusciti a consegnare una casetta ai terremotati. Non rimpiango un governo che sta lì a fare lo sciopero della fame per dare la cittadinanza agli immigrati e intanto sfratta una vecchietta di 95 anni terremotata da casa sua perché la casetta che si è costruita manca un vincolo
paesaggistico. Non li rimpiango. Vorrei un governo capace una volta tanto e una volta per tutte di fare gli interessi degli italiani. Per questo abbiamo proposto il premio di maggioranza. Ci è stato bocciato. E la cosa incredibile è che ci si dice che questa legge è necessaria per andare a votare un po' prima. Cioè noi, per liberarci da un mese di governo Gentiloni, condanniamo l'Italia a 5 anni di Gentiloni bis. Posso dire che non mi sembra una cosa molto intelligente. La seconda questione per la quale noi votiamo contro questa legge e la seconda grande domanda che i cittadini si devono fare è: con questa legge noi possiamo scegliere i nostri rappresentanti? La risposta è no. I rappresentanti, i presunti rappresentanti del popolo italiano, saranno scelti dalle segreterie di partito. 4, 5, 6 persone, se va bene, che sceglieranno a loro piacimento 1000 rappresentanti degli italiani. E sa qual è la cosa pazzesca, Presidente? Che io mi ricordo, in tutti questi anni, di aver visto praticamente la totalità dell'arco costituzionale presentarsi in televisione a dire che le liste bloccate erano una vergogna. Ci abbiamo definito una legge porcellum per le liste bloccate, perché i parlamentari dovevano essere scelti dai cittadini, non nominati. Poi tutti d'accordo sulle liste bloccate. Perché? Perché è troppo succoso poter nominare gente che risponde a te e non agli italiani. È succoso poter nominare gente che, non dovendo rispondere degli impegni presi con i cittadini, può più facilmente tradire quegli impegni, quando poi si tratta di fare un inciucio. E però, vedete, io capisco quei colleghi che oggi devono votare questa legge, che in quest'Aula sono arrivati non per concessione del capo, che ci sono arrivati per storia politica, che ci sono arrivati facendo la gavetta, che ci sono arrivati perché hanno un consenso, che ci sono arrivati perché rappresentano dei territori, che devono votare questa legge in forza della quale molto probabilmente verranno scavalcati da gente che più di loro ha solo una grande capacità di leccare i piedi al capo. Li capisco e dico loro: vi prego, ribellatevi. Non consegnate all'Italia un altro Parlamento che agli occhi degli italiani è un Parlamento illegittimo. Noi anche qui abbiamo provato a fare ogni genere di proposta per introdurre le preferenze. Addirittura siamo arrivati a chiedere, perché rispettiamo quelli che non vogliono le preferenze, ma si dovrebbe anche rispettare noi che le vogliamo. Abbiamo chiesto la discrezionalità dei partiti nell'utilizzo del voto di preferenza. Chi vuole le liste bloccate presenta la lista bloccata, chi vuole fare eleggere i propri rappresentanti con le preferenze li fa eleggere con le preferenze. Io sono segretario di un partito politico, non voglio nominare i parlamentari di Fratelli d'Italia, voglio che siano gli elettori di Fratelli d'Italia a sceglierli. E lo so che vi dà fastidio, perché da voi non funziona così, ma da noi sì. E sapete anche qual è l'altra differenza? Che queste persone che sono sedute qui intorno a me non vogliono arrivare in Parlamento perché io ce le metto, vogliono arrivare in Parlamento per loro capacità, perché hanno i numeri per arrivare in Parlamento. Anche questa è una bella differenza. Si poteva fare, ognuno fa come crede e gli italiani giudicheranno. Non ci avete consentito neanche questo, neanche la libertà di non nominare i nostri parlamentari. E di cose se ne potrebbero dire molte altre. Si potrebbe ricordare delle norme delle quali si è discussa anche oggi, scritte per qualcuno, scritte contro qualcuno, della truffa delle liste civette fatte per legge, liste studiate per truffare gli italiani, per portare gli italiani a votare una lista per eleggere parlamentari di un'altra lista. Tu voti il partito dei precari? Il partito dei precari fa l'1%? E beh, con l'1% che hai dato al partito dei precari ci eleggi i deputati del Partito Democratico. Io non so se vi sembra una cosa normale. Salto, Presidente, per ragioni di tempo, le questioni dell'Alto Adige, ma voglio dire che mi sembra anche abbastanza vergognoso che noi appaltiamo l'Alto Adige alla Südtiroler Volkspartei, alla comunità italiana di lingua tedesca, soprattutto perché, vede, siamo di fronte a un governo che ha avuto tanta solidarietà per le minoranze di tutto il globo terraqueo e che poi non ha pietà per la minoranza italiana in territorio italiano. È un po' surreale. Allora, queste sono alcune delle ragioni per le quali noi voteremo contro, perché quella che proponete è una democrazia inutile. Gli italiani possono votare purché il loro voto non conti niente. Andate a votare, tanto. Non potete scegliere il partito, non potete scegliere il parlamentare, non potete scegliere la coalizione, non potete scegliere il premier, ma andate a votare, perché noi siamo democratici e vi vogliamo far votare. Ecco, vede, noi non ci stiamo
E saremo, che so, folli, saremo romantici, saremo antichi, ma abbiamo ancora un'idea della politica per la quale le leggi elettorali si fanno nell'interesse dei cittadini e non dei partiti che la scrivono. Si fanno nell'interesse degli elettori e non degli eletti. Abbiamo ancora un'idea della politica per la quale i rappresentanti del popolo non scrivono leggi che servono a truffare il popolo, ma scrivono leggi che servono a rappresentare il popolo. Ed è la ragione per la quale non staremo qui a votare l'ennesimo scempio che fate di quest'Aula e della democrazia italiana. Grazie. La ringrazio. È iscritto a parlare adesso il deputato Lorenzo Dell'Ai. Prego, deputato. Grazie. Signora Presidente, il nostro gruppo voterà sulla base della piena consapevolezza che il futuro del Paese è condizionato in modo drammatico dal fallimento di tutti i tentativi di riforma del suo assetto istituzionale e politico. Si tratta di un fallimento che arriva da lontano e i suoi risvolti finali si sono manifestati con grave evidenza anche nella presente legislatura, che pure su questo terreno aveva identificato il suo principale scopo. Dobbiamo tornare con la memoria ai primi coraggiosi tentativi di adeguare le nostre fragili istituzioni democratiche compiuti da Aldo Moro e da Roberto Ruffilli. Essi avvertivano la debolezza formale e sostanziale che corrodeva già dalla fine degli anni 70 le mura portanti della Casa Comune. Avvertivano prima di tutto che le prospettive di futuro delle singole persone e delle componenti sociali del nostro Paese non avrebbero potuto dispiegarsi nel mondo nuovo che si stava preparando senza che il vincolo di rappresentanza e di solidarietà tra popolo e istituzioni pubbliche fosse rinnovato e rigenerato. Per questo il loro tentativo non era ispirato ad aride congetture di ingegneria.